Buonasera, benvenuti a Conto alla Rovescia, donne, politiche e terzo settore, di questo ci occuperemo nella puntata odierna di Conto alla Rovescia. Nella prima parte spazio alle donne, proprio in ricorrenza dell'8 marzo, che giorno in cui si sottolinea l'importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro attenzione su questioni come l'uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le stesse donne. È un parterre di tutto rispetto che ho qui questa sera, il sindaco di Casa Calenda, Sabrina Lallitto. Buonasera, grazie per grazie, essere grazie qui con me, l'avvocato Giusy Di Lalla e grazie, il consigliere o la consigliera comunale Linda Dall'Olio, come vuole che la chiami. Il consigliere. Il consigliere, perfetto, benissimo. Allora, Sabrina Lallitto, donne e politica, a che punto siamo con la parità di genere? Secondo lei? Innanzitutto grazie per l'omaggio floreale che ci ha fatto trovare, sempre veramente un galantuomo, grazie. A che punto siamo? Proprio stamattina ho scritto, insomma, come faccio di solito quando ci sono delle occasioni, che se dobbiamo considerare solo il comparto dei sindaci siamo ancora all'11,7% rispetto al numero di amministratori in generale in Italia, quindi su 8.018 comuni siamo ancora veramente meno di 1.000. Dunque vuol dire che c'è ancora tanto da fare e tanto da lavorare, però insomma noi ce la mettiamo tutta noi non solo nel lavoro che facciamo ma anche nell'avvicinare le donne alla politica. Rispetto a tanti anni fa le donne sono cresciute di numero sia in politica ma anche a livello dirigenziale. Oggi però molti ritengono che sia un falso potere. È così secondo lei, Di Lalla? Ma diciamo che, buonasera di nuovo a tutti e grazie per l'invito. È una giornata importante questa in cui tornare a parlare di questi temi. Per quanto riguarda il comparto pubblico, quindi l'amministrazione pubblica e anche gli organi di vertice, sicuramente grazie anche insomma, all'esistenza dei concorsi pubblici per l'accesso a taluni uffici viene garantita una parità di genere, tant'è che nelle pubbliche amministrazioni la presenza femminile insomma, è abbastanza equilibrata, a volte in alcuni comparti addirittura superiore rispetto a quella maschile. Gli organi di vertice purtroppo però, come diceva prima, in realtà rappresentano ancora oggi un ostacolo, non tanto per l'accesso anche alle cariche dirigenziali, che comunque, ripeto, almeno per quelle per le quali è previsto il concorso pubblico, è comunque garantito, quanto piuttosto all'impossibilità di accedervi per motivazioni legate agli impegni extra lavorativi, quindi mi riferisco agli impegni familiari, alla gestione della vita anche personale. Questo è anche un deterrente per una donna che si trova a un certo punto a scegliere se continuare e proseguire nella propria carriera e quindi appunto ambire da magari un livello base fino al livello più alto di una carica pubblica oppure fermarsi prima proprio per dare del tempo a quelle che sono le mansioni che ha. Spesso purtroppo le vengono demandate. Dall'Olio, molti ancora considerano le figure femminili una minoranza da proteggere. Lei cosa ne pensa? Ma infatti lei faceva giustamente la domanda prima, come vuole essere chiamata, il consigliere o la consigliera, perché anche su questo, se vogliamo, c'è da fare una riflessione. Perché non è la denominazione che fa la differenza, anzi in alcuni casi è discriminante proprio quello, è come se fosse necessario prevedere un qualcosa che aiuti la donna ad essere al pari di un uomo. Anche la stessa legge elettorale che consente la doppia preferenza, io sinceramente non la vedo come un'agevolazione, anche quella per me è piuttosto una discriminazione, perché è come dire che una donna ha bisogno necessariamente di appoggiarsi, mi passi il termine, a un uomo per riuscire ad avere un ruolo, per riuscire a ricoprire. Non è così e lo abbiamo dimostrato, diverse di noi lo hanno dimostrato negli anni. Quindi secondo me quello che deve cambiare veramente è la percezione a livello proprio culturale, perché se continuiamo a pensare che la donna alcune cose non le può fare bene tanto quanto un uomo perché deve essere più dedita alla famiglia, ha degli impegni diversi da quelli di un uomo che quindi la ostacolerebbero nell'essere performante in alcuni ruoli, è chiaro che questa storia non cambierà mai. Per cui bisogna secondo me intervenire innanzitutto
sull'idea che abbiamo in questo senso, perché fin quando continuiamo a pensarla così saremo sempre un passo indietro, non nei fatti, ma nella percezione. E questa percezione, questo lo dico da coordinatrice di Azzurro Donna per il Molise, perché noi lavoriamo tanto su questo, facciamo dei convegni, cerchiamo di avvicinare le donne non solo alla politica, ma anche a ruoli rilevanti a livello sociale. Fin quando continua ad esserci questa percezione, è scoraggiante anche per quelle donne che in qualche modo avrebbero, anche se avessero la possibilità, non riuscirebbero poi ad avvicinarsi nella maniera giusta. Perché? Perché continuamente sottovalutate, perché continuamente da proteggere. Non è vero, noi non siamo da proteggere, fateci fare che vi dimostriamo che sappiamo fare bene. Lalitto, come riesci a conciliare il ruolo di sindaco con il ruolo di mamma e moglie? È difficile? Beh sì, stavo riflettendo ancora sulle parole del consigliere e io mi trovo d'accordo su tutto, perché insomma anche questo, anche essere nominate fa la differenza. Oggi mi ha fatto una domanda, mi ha chiesto come riesci a conciliare, non è semplice, se non avessi dietro la mia famiglia non potrei mai fare il sindaco, perché o la sindaca, come uno preferisce, io preferisco la sindaca, non lo potrei fare mai, perché l'impegno è talmente importante, soprattutto nei piccoli comuni, che ritagliarsi degli spazi è veramente complesso. Sicuramente io ho fatto delle scelte forti, ho fatto delle scelte che continuo a portare avanti, come quella ovviamente, perché insomma io mi ero trasferita in un'altra regione, quindi sono tornata, ho anche diviso la mia famiglia per lasciare al mio compagno la possibilità di continuare a lavorare e a me di quella di seguire quello che era la mia aspirazione. Però questo chiaramente ha fatto sì che mia figlia seguisse uno dei due genitori e ha seguito me. Quindi da un certo punto di vista il sacrificio lo conosco bene. E dunque per questo la riflessione poi diventa molto più importante, perché non credo che oggi si possa solo contare sul fatto di dire sì, ma noi valiamo quanto gli uomini, perché se non ci tuteliamo adesso non cambiamo la cultura, non possiamo sperare che la cultura cambi se non ci tuteliamo. Io sono completamente contraria alle quote rosa, ma sappiamo oggi che c'è la necessità. Questo è un ragionamento che abbiamo fatto anche l'altra volta, ti ricordi, avvocato? Quando c'eravamo l'altra volta, in cui parlavamo di quote rosa e di quote azzurre addirittura in alcuni settori. Le quote rosa oggi ci servono ancora, soprattutto in alcune zone d'Italia, per avere l'accesso e la possibilità. E la dimostrazione di questa cosa sta nel fatto che nei consigli comunali ci sono una percentuale di uomini altissima, nonostante nonostante le donne si candidino, poi alla fine vengono eletti la maggior parte di uomini. Quindi credo che un po' vada forzato. Il cambiamento culturale non avviene per così, da solo. Dilalla, a volte abbiamo in mente che la parità tra uomo e donna equivalga ad una imitazione del modello maschile. Lei che cosa ne pensa? Ma io non mi trovo d'accordo, nel senso che non credo che nessuna donna voglia imitare un uomo per sentirsi all'altezza di talune situazioni. Credo che ambisca a poter avere la possibilità di ricoprire dei ruoli che notoriamente, la storia ci ha insegnato, vengono sempre puntualmente rivestiti dagli uomini. Adesso è nata proprio la discussione in merito al fatto che ci sono molte leader donne. Pensiamo alla nostra presidente Giorgia Meloni, a Ursula von der Leyen, a Christine Lagarde, che oltretutto hanno anche una famiglia numerosa, e quindi vengono, ecco, queste donne prese come esempio per dire in realtà. Ecco, finora però figure proprio forti femminili non è che ce n'erano, quindi proprio a partire dalla von der Leyen, esatto, dalla Meloni, ma anche dalla stessa Schlein. Sì, possiamo ricordare la Merkel, la Thatcher, ecco, queste figure, ma veramente ce le ricordiamo, perché certo, sono talmente poche, quindi il percorso è veramente molto lungo.
Purtroppo la diseguaglianza c'è ed è effettiva, cioè è brutto parlare sempre di parità di genere, sembra quasi un argomento insomma un po' un passepartout, no? da mettere un po' ovunque, però in realtà è così. Io leggevo proprio qualche giorno fa il rapporto di Cassa Forense, che è insomma la cassa deputata propria degli avvocati, che faceva un rapporto sulla differenza salariale tra un libero professionista donna e un libero professionista uomo, con una differenza del 45% di stipendio, cioè parliamo della metà in più che guadagna un uomo in un anno rispetto ad una donna. Quindi non si tratta tanto di imitare un uomo, ma di avere le stesse possibilità che sono state date dalla società, dalla cultura, agli uomini. Dall'olio, quali sono secondo lei le potenzialità, le virtù che la donna può offrire e che noi forse non riusciamo a capitalizzare? Allora, intanto io non voglio vedere tutto nero, quindi poi diciamo anche le cose positive. Che ci siano delle differenze tra uomo e donna in qualunque ruolo è normale, perché insito nella differenza che c'è a livello naturale tra di noi. Le donne credo, per esempio in politica, che abbiano un approccio più pragmatico, che abbiano un approccio più diplomatico, nel senso che riescono a individuare prima il problema e a cercare di risolverlo senza troppi giri di parole, perché appunto siamo predisposte naturalmente a fare questo. Anche il fatto di essere abituate a dover conciliare più cose contemporaneamente ci dà necessariamente un approccio più pratico. Quindi credo che questa sia la cosa fondamentale, insieme anche alla sensibilità, che non vuol dire debolezza, che non vuol dire essere vulnerabili, vuol dire avere l'intelligenza sensibile che ci consente di percepire quelle differenze, quei dettagli, quegli elementi sottili che delle volte fanno la differenza nel prendere una decisione, nello stabilire un modus operandi. Queste credo siano le nostre più grandi virtù, almeno in questo tipo di settore. E poi sono d'accordo con la sindaca che giustamente diceva le quote rosa servono per l'accesso. Sì, questo è vero, io lo testimonio anche su me stessa. Quando ho iniziato nel ruolo attivo in politica 12 anni fa, l'ho fatto in contemporanea con l'inizio della quota rosa e quindi della doppia preferenza. Però poi ho visto anche che la quota rosa da sola non serve, ha dato l'accesso a donne che poi non sono riuscite magari a mantenere, a continuare, forse non per incapacità o per mancanza di attitudine. Comunque il doppio voto ha favorito più le donne che l'uomo, rispetto, secondo il mio Sì, in un certo senso sì, poi dovremmo andare ad analizzare i singoli appuntamenti elettorali e vedere di volta in volta cosa è successo e perché. Però poi è mancato in alcuni casi, è mancata la possibilità di continuare, perché faccio un esempio banale, se la quota rosa mi consente di entrare in consiglio comunale, però poi non mi viene dato il ruolo, anche qualora io lo meritassi, perché subisco sempre il fatto di essere donna, all'epoca mia anche di essere giovane, dico all'epoca perché io mi ritengo ancora relativamente giovane, ma quando ho iniziato avevo 20 anni e quindi ero donna, ero giovanissima, era il primo caso e non vi nascondo che io ho un po' di atteggiamento ostile, anche involontario, l'ho subito, come a dire, ma dove va? Dove vuole andare? Papa Francesco Lalitto ha rimarcato il tema della violenza sulle donne nella nostra società come un atto di vigliaccheria e di degrado per tutta l'umanità. Da dove dobbiamo ripartire? Qual è il perno mancante, secondo lei? Innanzitutto il concetto di violenza è estremamente ampio, perché anche quello che diceva poc'anzi la consigliera, anche non avere accesso ad alcuni incarichi è una forma di violenza. Dunque, se quello, io credo che quello che volesse intendere fosse proprio la violenza fisica,
Beh, su questa cosa un po' vuoi perché fisicamente siamo diversi, geneticamente siamo diversi, un po' perché per cultura. Cioè, insomma, non dobbiamo dimenticare che anche la società di pochi anni fa, tipo quella dei miei nonni, era ancora fortemente patriarcale. Cioè, la violenza domestica era una cosa abbastanza forse accettata. Forse si subiva in silenzio in passato. Ma sì, ma forse era anche per la vergogna. Ma era anche socialmente accettata, cioè, anche tra donne. Ma l'abbiamo visto anche nell'ultimo film della Cortellesi. Cioè, è una cosa come se fosse quasi giustificata. Ma questo lo giustificava anche la norma col matrimonio riparatore, con una serie di cose. Per cui quello che prima socialmente era accettato, oggi non lo è più, e questo è già un passo avanti. Se poi crediamo di poter portare a zero la violenza, è come dire che dovremmo portare a zero tutti gli omicidi e le possibilità, perché non sempre vengono da una violenza di genere, diciamo. Succedono perché gli atti criminosi esistono, però se poi dobbiamo fare un ragionamento oggi di violenza domestica, devo dire che l'impegno è sicuramente quello di garantire il servizio o l'accesso ai servizi di supporto e di sostegno, dall'assistente sociale nei comuni, anche poi alle strutture che abbiamo anche nella regione Molise, ma che sono a mio parere troppo poco finanziate, certo, troppo poco conosciute, e quindi anche ai luoghi dove si può andare, dove si può stare in sicurezza, che sono poco conosciuti appunto dalla comunità. Quindi credo che sicuramente le parole, sicuramente il cambio culturale che sta avvenendo, ma anche la possibilità di raggiungere questo tipo di strutture, di persone che possono aiutare le famiglie a superare queste difficoltà. I dati allarmanti del Viminale riferiti al 2023 parlano di 123 femminicidi e di ben oltre 6.000 violenze sessuali registrate proprio nell'ultimo anno, un dato che preoccupa molto. Che cosa si può fare secondo lei? Anche perché poi ci troviamo di fronte a gente che commette questi omicidi che non accettano il rifiuto, quindi hanno una, diciamo, un po' un qualcosa di distorto nella loro mente, un disturbo vero e proprio. Sì, assolutamente. Bisogna evitare che questi poi, ecco, se la donna va, si reca in una caserma dei carabinieri, deve essere tutelata da allora, altrimenti diventa troppo tardi. Sicuramente questo, diciamo, il percorso normativo che si occupa della protezione delle vittime di violenza ha subito un'evoluzione, un'impennata incredibile già dal 2013 con la Convenzione di Istanbul, che è una convenzione che sancisce proprio i diritti delle donne contro la violenza che viene esercitata su di esse, a prescindere che si tratti di violenza fisica, verbale, cioè nel più ampio concetto. E questo è stato un passo in avanti incredibile, perché prima non c'era una cosa del genere, pensando che il 2013 non è così un anno così lontano. E in Italia abbiamo avuto finalmente un percorso proprio procedimentale, di procedura di attivazione della misura che diceva lei, cioè quando la donna poi denuncia e va in caserma, cosa succede? Viene protetta, ed è intervenuto il Codice Rosso nel 2019, che ha previsto una forma accelerata anche da parte di protezione, anche da parte del pubblico ministero, che si differenzia rispetto ad altre tipologie di reato. Ora, purtroppo è vero che ci sono voluti tanti anni dopo, e ancora si può fare tanto per effettivamente applicare nel concreto queste ipotesi. Perché? Perché la giustizia funziona se nel comparto giustizia ci sono delle risorse. Quindi cosa vuol dire? Un team di magistrati preparati e pronti, ma numerosi soprattutto, i funzionari, gli agenti di polizia, tutte forze che purtroppo negli anni sono andate a diminuire. Adesso troviamo, diciamo, un'attenzione anche da parte del governo proprio nel rinforzo anche della pubblica sicurezza. Quindi questo per quanto riguarda l'aspetto puramente normativo, ma poi c'è una tematica importante, cioè l'educazione parte dalla scuola, parte dall'asilo, dalla scuola dell'infanzia. Proprio qualche giorno fa ho tenuto delle lezioni sulla giustizia riparativa e sul processo penale minorile, funzione rieducativa della pena. Ma perché? Perché chi commette dei reati, e purtroppo i reati di violenza sessuale soprattutto,
a parte la violenza di genere, proprio i reati di violenza sessuale, l'ultimo rapporto del Ministero dell'Interno ci parla di un incremento degli adolescenti che si macchiano di questi reati, cioè persone imputabili dai 14 ai 18 anni, dove c'è la presunzione di non imputabilità, ricordiamolo, cioè nel senso che bisogna accertare caso per caso la capacità di intendere e di volere, ma sono dei ragazzini che si macchiano di reati, e a volte anche minori di anni 14, quindi Ritiene che vada fatto qualche passo in avanti? Qualcosa è stato fatto dal 2019 col codice rosso, però qualche altro, diciamo, passo in avanti va fatto secondo lei, Dall'Oli? Io credo che il governo Meloni stia lavorando bene su questo tema. Ci sono tante iniziative anche a firma di Forza Italia, anche a firma di Azzurro Donna, proprio sulla prevenzione e sulla certezza della pena, perché sono queste le due cose che devono andare avanti in contemporanea. Credo che il vero problema oggi sia anche diventato, lei diceva bene, queste cose sono sempre capitate, magari capitavano in silenzio, c'era un po' quasi una tacita accettazione, come se fosse normale dover subire. Non è normale dover subire, diciamolo, può sembrare ridondante ripetere sempre queste cose, la parità, la violenza, è fondamentale. Ci sono molti casi oggi di violenza di genere legati in qualche modo al principio dell'uguaglianza e dell'emancipazione. Molti uomini non tollerano che la propria donna abbia un potenziale che in qualche modo li mette in ombra, possa avere un ruolo superiore in alcuni casi a quello dell'uomo che le sta accanto. Ci sono tanti uomini che fanno violenza fisica o psicologica sulle loro donne perché non tollerano di stare un passo dietro a loro, e questo è un grandissimo problema, anche su questo bisogna intervenire. Lei ha subito qualche molestia nella sua vita? Sicuramente sì, è chiaro. Come sentite in quel momento? Allora, è avvenuto sul luogo di lavoro, dunque insomma è chiaro che in quel momento l'imbarazzo, soprattutto quando il tuo superiore è un tuo superiore, dunque è inevitabile l'imbarazzo. Poi ho fatto una scelta che è stata quella di andarmene, quindi di lasciare il posto di lavoro, ma onde evitare proprio di, insomma, che si potessero sviluppare anche poi delle conseguenze di altro tipo. Alla fine poi noi facciamo un passo indietro in questo senso. Sicuramente è una cosa sbagliata e che succede ancora, e che le donne si sentano in colpa, come se davvero fosse nostra la responsabilità di quello che succede o di questo tipo di avance che magari avvengono sui luoghi di lavoro. Però, insomma, poi ci sono tante distinzioni anche da fare in questo senso. Non possiamo creare, perché adesso davvero poi si passa fino all'esasperazione, quindi magari anche un complimento può diventare una molestia. No, io non sto parlando di questo. Le molestie vere sono quelle che ho visto anche nella mia famiglia, che invece riguardano questioni molto più serie, in cui veramente si lede la dignità delle donne, che si mettono in seria difficoltà non solo nell'ambiente di lavoro ma anche nei confronti dei colleghi. Dunque questa è una cosa gravissima che succede, lo sappiamo che succede, e su cui si lavora, ma penso che tanto insomma si stia facendo in questo senso. Quindi come diceva anche la consigliera, non dobbiamo vedere tutto nero, perché tante cose si stanno facendo, quindi e anche perché non possiamo esasperare sempre queste cose, perché diamo ancora più dimostrazione che poi da sole non ci possiamo difendere, non sappiamo fare cose, e invece no, ci difendiamo. In quel caso io ho scelto di andarmene perché sapevo che potevo comunque riciclarmi tra virgolette in qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi altro ruolo, ma non dovevo per forza sottostare all'avanzo del mio superiore per poter conservare quel posto di lavoro. Una pagina che cancellerebbe della sua vita finora? Ma io, diciamo, ho avuto la fortuna di non aver subito delle molestie in vari contesti sociali e lavorativi, però posso raccontare invece un altro aspetto che vivono purtroppo molte donne e molte ragazze, soprattutto nelle grandi città. Ricordo quando ero un po' più giovane e vivevo all'estero in una grande città, e il fatto di, per esempio, quando uscivo da sola, innanzitutto ovviamente dopo una certa ora non uscivo più da sola,
E uno ci può stare anche un uomo, insomma un ragazzo, dopo una certa ora in una grande città, pericoloso anche per un uomo. Per una ragazza lo è 3 volte di più. Quindi ricordo anche con le mie amiche che quando si usciva comunque in abiti comodi, magari con la felpa, con un certo tipo di abbigliamento, con lo spray al peperoncino. Quindi avere sempre la prevenzione, perché sai che proprio perché sei donna e quindi ti trovi in una condizione, poi magari sei una ragazza da sola, ti trovi in una condizione di minorata difesa e quindi può, diciamo, possono insorgere delle situazioni spiacevoli. Quindi bisogna stare molto attente ed è brutto, perché invece uno dovrebbe, una ragazza giovane o anche una donna più adulta, perché cioè, donna a prescindere dall'età, dovrebbe avere la serenità e la libertà di potersi vestire come vuole, di uscire quando vuole. Ovviamente, ripeto, bisogna sempre stare attenti, non solo perché si è donne. E a tal proposito c'è una pagina social, magari se ci guarda anche qualche ragazza o qualche donna in generale, che si occupa proprio di diciamo fare compagnia. C'è sempre uno sportello, uno sportello aperto 24 ore su 24 che si occupa di far compagnia alle ragazze che tornano tardi dal lavoro, alle donne che escono tardi dall'ufficio, con una chiamata o una videochiamata. Quindi è un modo per aiutarci e in una misura. Linda Dall'Olio, invece, lei ha avuto qualche momento brutto, qualche esperienza che vorrebbe... Ma sì, ci sono state sicuramente delle cose che ricordo con poco piacere, legate ovviamente al discorso che stiamo affrontando. Però poi fa tanto anche il carattere e l'approccio che ha ognuno di noi, che purtroppo non tutte le donne hanno. In quel senso forse è vero che va prevista qualche tutela in più. Ci sono stati dei momenti spiacevoli legati al fatto che fossi donna, che fossi giovane, delle volte magari neanche con intenzione cattiva. Tendono più a sottovalutare, perché è come se fosse normale fare la battuta in più, è normale dire vabbè ma tanto tu sei donna, vabbè ma tanto, ma non te la prendere, perché quando però capita che questo genere di battute vengano rivolte ad un uomo, l'uomo subito la manifesta la lesa maestà, ecco. E la donna perché la deve subire ogni volta non si capisce. In politica capita spesso di essere sottovalutate perché donne, anche se devo dire la verità, nel mio contesto, quindi parlo in particolar modo di Isernia, devo dire che i miei colleghi con me non sono mai stati cattivi o inopportuni, in tanti anni non mi è mai capitato, anzi piuttosto ho avuto tutela da parte loro. Però ci dobbiamo lavorare noi donne che abbiamo vissuto alcune esperienze e che quindi possiamo in qualche modo far capire che non c'è da preoccuparsi e che si deve andare avanti e non si deve temere di voler raggiungere degli obiettivi perché si è donne. E da questo incontro mi è parso di capire che la strada verso la parità dei sessi rimane ancora lunga e tortuosa, tuttavia i progressi fatti, soprattutto nel mondo occidentale, lasciano ben sperare che un giorno le donne di tutto il mondo possano finalmente avere gli stessi diritti dell'uomo e pari dignità e riconoscimento sociale, perché oggi si manifesta a tutela delle donne della Palestina, siamo d'accordo tutti, ma si dimentica spesso quello che è avvenuto quando Hamas ha violentato bambine, donne, anziani, e questa è una pagina davvero che Bassem non ha mai dimenticata, ma qualcuno vuol dimenticare. Ringrazio Sabrina Lallitto, Giusy Di Lalla e Linda Dall'Olio per essere stati qui con me in questa prima parte di Contro la Rovescia. Dopo la pubblicità, tra qualche minuto saranno qui nel mio salotto due esponenti di spicco della politica regionale, l'assessore regionale Michele Iorio e il consigliere regionale di Costruire Democrazia Massimo Romano. Con loro tratteremo alcuni temi caldi del momento. A tra poco dunque. Mi hanno raggiunto negli studi di Teleregione qui a Campobasso l'assessore regionale Michele Iorio e Massimo Romano, che saranno qui con me in questa seconda parte. Buonasera. Che è incentrata sulla politica, ma soprattutto
Iniziamo dalla vicenda dell'emodinamica che sta facendo discutere in questi giorni, un'emodinamica che prevede l'accorpamento con i Cardarelli di Campobasso. Io vorrei andare un po' indietro nel tempo, Iorio, ma come è venuta fuori e perché lei ha questi dubbi? No, io non ho dubbi, io ho delle certezze, non sono solo io ad averle. Io vorrei chiarire innanzitutto che il Consiglio regionale ha votato all'unanimità alcune prescrizioni sul POS, dopo ampio e articolato dibattito, e ha richiesto che venisse cambiata la dizione accorpamento, perché era un concetto equivoco che poteva condurre sicuramente alla chiusura. Quindi c'è stata una prima presa di posizione da parte del Consiglio regionale. Ultimamente la conferenza dei sindaci rafforza questa idea sostenendola. Il Comune di Isernia fece un consiglio comunale straordinario e all'unanimità si votò la stessa prescrizione. Ho ascoltato l'intervista del commissario Bonamico in cui annunciava due cose: che il POS era stato vistato dal centro, dal ministero, dal tavolo tecnico, comunque era stato visionato e corretto in alcuni punti poco rilevanti. Rimaneva il problema dell'accorpamento dell'emodinamica di Isernia, che non significava chiusura. Ora, partendo da questa premessa, io vorrei dire che la mia non è polemica né voglia di fare di contrastare chi che sia, ma non si può prendere in giro nessuno dicendo una cosa non vera. Ecco, anche perché dalle parole l'accorpamento e la chiusura sono due cose che cozzano tra di loro, insomma. No, quindi, sono due cose Se si vuole l'accorpamento con Campobasso, a questo punto significa che l'ospedale di Isernia perde per certi versi un po' il reparto. No, il reparto è destinato alla chiusura, significa, perché peraltro lo stesso POS prevede all'interno anche alcune altre affermazioni, come il potenziamento dell'emodinamica di Termoli e l'affermazione altrettanto perentoria che mi aveva preoccupato già tempo fa, tant'è che mi sono rivolto anche all'Agenas, ai ministeri per cercare di comprenderlo, e i ministeri mi riaffermavano questa tesi: le emodinamiche del Molise saranno due, le emodinamiche pubbliche del Molise saranno due, Campobasso e Termoli. Quindi accorpamento non significa niente di positivo, significa avviarsi alla chiusura. Ora, su questo non sono d'accordo, non è d'accordo nessuno. Roberti dice che l'emodinamica di Isernia non si può, anzi sarà rafforzata, dice lui. Scriviamolo, perciò, l'abbiamo già detto. Ha lanciato anche un diktat nei confronti di suo Edith Bonamico: se cioè, continua questa conflittualità io rivedrò anche la squadra. Cioè, Al di là di questo io non ho parlato con il Presidente, non credo che lui... Ma non eravate d'accordo sulla stessa linea? Lo stavo dicendo lei e Roberto. Certo che siamo d'accordo sulla stessa linea, lo abbiamo votato. Ma perché parla di conflittualità, di lasciar perdere? Perché secondo lei? Ma perché qualcuno ha voluto insinuare che siano dei contrasti di carattere personale? Non sono contrasti, io l'ho sempre detto, d'altronde lo riaffermo in questo momento. Se dovesse essere chiusa o accorpato, nel senso che non si provvede a renderlo autonomo, l'emodinamica di Isernia, io sarò sempre contrario in tutte le sedi e in tutti i luoghi e non cambierei mai posizione. Peraltro aggiungo e poi termino, per quanto riguarda la storia dell'emodinamica, bisogna sapere, per esempio, che l'emodinamica di Campobasso, del Cardarelli, e l'emodinamica di Termoli intanto coprono le 24 ore perché usufruiscono di medici forniti da una società per contratto, che peraltro sta per scadere e dovrà, credo, sicuramente essere rinnovata, che potrebbero servire benissimo a coprire quelle due o tre giornate che mancano alle 24 ore di Isernia. Perché non si fa?
Ecco, perché si parla che Senia manca un medico, non so qualcosa. Allora questa società è pronta, perché lo so già. Non si potrebbe reperire subito quella figura che manca di Senia. Questo è il discorso. Se non si reperire, la riflessione che fanno tutti. Se non si fa è perché l'intenzione è un'altra, l'intenzione è quella di chiamarla accorpamento, ma di farla diventare chiusura. Vorrei sentire anche Massimo Romano su questa vicenda. Che gli si è fatto? Ma sì, allora, non è un mistero che tra gli argomenti per i quali io ho espresso critiche più feroci nei confronti dell'attuale programma operativo e per la verità anche relativamente al precedente, che è quello sostanzialmente riconducibile all'ex commissario Frattura, riguarda proprio la rete dell'emergenza urgenza e quindi delle malattie tempo dipendenti. Emodinamica a tutti gli effetti rientra sostanzialmente nel comparto dell'emergenza urgenza, perché l'infarto non t'avverte, quindi mentre qualsiasi altro tipo di intervento tu lo puoi programmare e quindi è gestibile in regime di elezione e sostanzialmente non accade nulla se anziché farlo oggi lo fai domani o dopodomani, gli interventi afferenti alle malattie tempo dipendenti devono essere trattati nell'immediatezza, pena diciamo incorrere in problemi gravissimi o addirittura in alcuni casi perdere e rimetterci la vita. Il tema di emodinamica di Isernia che si pone oggi è lo stesso che si è posto alcuni anni fa per il San Timoteo di Termoli, dove vorrei ricordare all'epoca non ero consigliere regionale bensì mi occupavo esclusivamente di professione. Fece ricorso, mi pare. Facemmo una serie di ricorsi proprio perché ritenevamo e riteniamo che garantire l'apertura di un reparto salvavita soltanto a singhiozzo, cioè soltanto in alcune ore, determini sostanzialmente il rischio di vita per le persone che afferiscono a quel territorio. Ora, a mio avviso, l'assessore Iorio ha ragione, nel senso che non si può continuare a fingere e a nascondersi dietro un dito, cioè non è che esiste un'attività provvedimentale che stabilisce determinate cose e poi si va in televisione e si dice esattamente l'opposto smentendo quello che dicono i documenti, perché la pubblica amministrazione parla con gli atti. Allora, il punto è molto semplice. Se il programma operativo che è stato inviato a Roma ha confermato l'ipotesi dell'accorpamento dell'emodinamica di Isernia a quella di Campobasso, nessuno può permettersi il lusso di andare in televisione e dire cose diverse da quelle che sono state scritte. Allora, chiariamolo anche per chi ci sta seguendo. Il piano operativo, quindi, è stato inviato dai commissari a Roma che prevede l'accorpamento. C'è scritto, insomma, proprio... La bozza di programma operativo sul quale abbiamo discusso in Consiglio regionale prevedeva l'accorpamento. Tant'è vero che il Consiglio regionale ha dato uno specifico mandato a correggere questo fatto. Passano 15 giorni e il commissario ad acta va in televisione e dice che il programma, così come originariamente adottato, salvo delle modifiche che non riguardano emodinamica Isernia, è stato inviato a Roma ed è stato licenziato. Queste sono dichiarazioni fatte alla stampa, quindi se poi saranno smentite dagli atti, come dire, il commissario se ne assumerà la responsabilità. Ma se questo fosse, cioè se la bozza inviata a Roma continua a parlare di accorpamento, non ci sarebbe soltanto una violazione della volontà, diciamo così, espressa dal Consiglio regionale in sede di Consiglio regionale, ma ci sarebbe anche un fatto molto grave sul piano politico, perché se il Presidente poi nega che ci sia questo accorpamento, invece l'accorpamento c'è un problema di carattere politico. Allora, da questo punto di vista, l'emodinamica Isernia è fondamentale ed è importantissima, ma è uno dei problemi che riguardano il più ampio comparto dell'emergenza-urgenza, rispetto al quale, purtroppo, torno a dire, i cittadini molisani oggi non hanno la garanzia del proprio diritto alla salute su questioni che riguardano proprio la sopravvivenza, perché continuiamo ad avere delle malattie tempo dipendenti che sono attribuite in regime di monopolio privato a strutture che però non hanno il pronto soccorso e quindi garantiscono soltanto ricoveri in regime di elezione. Ma se la struttura, diciamo così, se un episodio per l'appunto tempo dipendente ti capita in un momento in cui la struttura è chiusa, vorrei sapere il cittadino molisano dove deve andare a farsi curare. A fronte di questo, purtroppo, la struttura commissariale e in parte, mi spiace dirlo, anche il Consiglio regionale continuano ad essere sordi e ciechi e si continua a perpetuare un'organizzazione, lo ripeto e lo sottolineo, parte da Frattura, perché la mia posizione sull'attuale programma operativo è che è stata una mera riproposizione di tutte le scelte strategiche che furono compiute all'epoca dal commissario dell'epoca Frattura. Ero contrario allora, sono contrario anche oggi, perché ritengo che questo tipo di valutazioni non debba avere colore politico e non possa avere colore politico. Quindi ben vengano tutte le voci che in qualche modo rispondono più alla propria coscienza che non alle direttive e ai diktat di partito, perché la sanità non ha colore politico, o meglio non dovrebbe averlo, ma purtroppo ce l'ha. Iorio, lei naturalmente è un tecnico, perché è un medico chirurgo, quindi ha operato anche all'interno della struttura ospedaliera di Isernia e conosce bene quali sono le criticità.
Sì, ma assolutamente. Diciamo che questa è una criticità forte, però, questa qui. È una grave responsabilità che noi non possiamo assolutamente permettere. E lo dobbiamo fare d'intesa. Noi non, cioè, voglio dire, non c'è da parte mia la ricerca della polemica, c'è l'affermazione di un principio e di un diritto da parte di una larga fetta della regione ad avere dei servizi adeguati per le malattie tempodipendenti, nella fattispecie per quanto attiene l'emodinamica e quindi l'infarto. Ora, ci sono tante teorie per dimostrare che è giusto che ci sia Isernia, ma credo che una delle più importanti teorie sia quella che oggi... Anche i numeri sono dalla parte... I numeri sono da quella parte. La qualità dei risultati è apprezzatissima, è da quella parte, e quindi il reparto di emodinamica di Isernia sta operando quantitativamente e qualitativamente in maniera eccellente, ma c'è anche la comunità scientifica che oggi supera anche il concetto della cosiddetta golden hour, cioè dell'ora necessaria per l'intervento, e dice che ogni 10 minuti di ritardo dall'evento, quindi dall'infarto, dalla patologia di cui si parla, per questo tipo di patologie, aumenta del 3% la possibilità di mortalità. Quindi come si fa a sostenere che un reparto che funziona, che produce salute, che salva la vita, lo chiudiamo, o quantomeno gli diamo la prospettiva di chiudere, o non lo mettiamo in condizione di fare 24 ore su 24 per l'assenza di un solo cardiologo che può essere ricercato a costi bassi e sopportabilissimi da una società che lo fa per Termoli e lo fa per Campobasso, non si capisce perché non lo potrebbe fare per i servizi. Questo è un concetto molto chiaro, ma perché lei non si sente con Roberti? Già sentiti, quando sostengo questo, sostengo le stesse tesi che sostiene Roberti, identiche, probabilmente... il presidente, devo dire probabilmente, perché io non ho mai parlato con Roberti dopo questo cosiddetto incidente o episodio, abbiamo sempre lavorato d'intesa e continueremo a farlo. Evidentemente c'è stato qualche equivoco che lui mi dovrà spiegare, certo. Perché o sono state riferite cose inesatte, per cui insomma io sono assolutamente sereno e tranquillo di affermare quello che, ripeto, insieme a me afferma lo stesso Presidente della Giunta. E mi dispiace che poi si debba arrivare a questo tipo di polemica. Questo lo dico adesso dal punto di vista politico. Il centrodestra, che si assume la responsabilità di un piano di rientro in una fase così complicata, così difficile, in cui insomma si affrontano argomenti non facilmente risolvibili nella sanità, ma questo riguarda anche tutto il Paese, voglio dire... creare problematiche su un argomento così importante, ma anche così semplice da risolvere, mi sembra un errore politico. Ecco, questo sostengo. Romano, secondo lei è un errore politico del centrodestra questo? Un clamoroso autogol? Sì, Se dovesse, perché io spero sempre, sono sempre fiducioso. Dire quello che penso. Io sono certo che non avverrà. Non ci sarà la chiusura, certo. Però bisogna chiedere che venga modificata la parola accorpamento. Allora, guardi, lo dicevo prima, con tutto il rispetto per la questione di emodinamica di Isernia, che è un fatto fondamentale, i problemi della sanità non è che si risolvono se si risolve il problema di emodinamica Isernia. Quindi la critica che io ho espresso in Consiglio regionale, che come Movimento Costruire Democrazia ne facciamo una battaglia non da oggi ma da anni sulla carenza dell'organizzazione sanitaria regionale, l'abbiamo espressa in modo molto chiaro in Consiglio regionale. A nostro avviso questa organizzazione sanitaria fa acqua da tutte le parti, così come abbiamo avuto modo di dire che è un errore giuridico oltre che politico adottare un programma operativo sull'organizzazione della sanità senza aver fatto prima la stima del fabbisogno assistenziale. Cioè, tu prima di dire di quanti reparti hai bisogno, devi fare il censimento dei dati epidemiologici, cioè di qual è il bisogno di salute della popolazione molisana. Ma questo lo sanno tutti, però purtroppo non si fa.
La conseguenza è che continuiamo ad avere un'organizzazione sanitaria che è completamente sbilanciata a favore degli utenti di fuori regione, probabilmente soltanto per non scontentare chi con la sanità, diciamo così, fa profitto. La nostra idea è quella che intanto non bisogna ideologizzare uno scontro che non esiste per quanto mi riguarda tra pubblico e privato, ma bisogna però essere molto chiari, cioè l'organizzazione sanitaria del Molise deve tornare ad essere basata sul pubblico e sulle esigenze dei pazienti molisani e non invece sulle esigenze imprenditoriali legittime di chi con la sanità fa profitto. Questo purtroppo, di questo non c'è traccia all'interno degli strumenti dei quali parliamo, ma ne aggiungo un dato. Due giorni fa la struttura commissariale ha adottato un documento sulla riorganizzazione della rete territoriale, che però viene adottato prima ancora che venga approvato poi definitivamente il programma operativo, quindi c'è uno stato di confusione istituzionale che a mio avviso nuoce alla Regione Molise e ai cittadini molisani. A questo aggiungo un ulteriore dato che è decisivo, e cioè la Regione Molise ha riconosciuto un disavanzo sanitario di circa 600 milioni di euro a fronte del fatto che ci carichiamo e scarichiamo sui cittadini molisani il peso di un debito la cui stragrande maggioranza è imputabile ad un inadempimento della struttura commissariale, che è un organo, come è noto, che è dello Stato, tant'è vero che lei sa, ne abbiamo parlato anche altre volte, come Costruire Democrazia abbiamo avviato una petizione popolare, una raccolta firme e una diffida formale alla Regione rispetto alla quale ancora non c'è risposta, proprio perché riteniamo che la Regione non debba farsi carico di una responsabilità che è in primis dei commissari e poi dei ministeri, perché se siamo commissariati da 14 anni, probabilmente la responsabilità è di chi doveva fare qualcosa per farci uscire dal commissariamento e non l'ha fatto, e dei ministeri che dovevano vigilare e non hanno vigilato. Ma rispetto a questo purtroppo la Regione, e quindi la Giunta Roberti, purtroppo, aggiungo, nonostante tutti i proclami fatti in campagna elettorale, perché abbiamo ricacciato fuori anche gli articoli di giornale dove nell'agosto 2023 si diceva che si sarebbe fatta la battaglia per uscire fuori dal commissariamento e per superare il Balduzzi, siamo a marzo 2024, continuano ad esserci proclami sui giornali, ma non c'è uno straccio di atto che certifichi un'attività politica del governo regionale per superare il commissariamento, per superare il Balduzzi e anche per attribuire allo Stato la responsabilità di questo debito sanitario. Dall'alto della sua esperienza, anche con le conoscenze che ha, lei è stato per tanti anni alla guida della Regione Molise, è stato eletto anche due volte senatore, quindi ha i suoi rapporti personali con esponenti di spicco della politica nazionale, tra cui la Lega, la forte amicizia personale con Fitto, ma lei ha interpellato addirittura la sorella della Premier, Arianna Meloni, in nome e per conto di tutta Fratelli d'Italia. Che cosa le ha detto? L'ha rassicurato? No, già era corrente Arianna Meloni di questa problematica, perché l'avevo sollevata con lei, non solo io ma anche i parlamentari, credo insomma tante altre autorità, perché il problema del commissariamento del Molise è un problema grave, perché la stessa Corte Costituzionale lo definisce una situazione anomala e richiama il governo a fare un piano strutturale che possa portare fuori dalle difficoltà il Molise, che in 14 anni non è riuscito a farlo. È stato il governo in 14 anni a governare la sanità del Molise. Quindi io credo che questa spinta al cambiamento, al nuovo passo sulla sanità, è stata proprio la caratteristica del governo Roberti. Io da quando mi sono insediato sto lavorando, anche avendone una delega specifica per i rapporti con i ministeri, di affrontare il problema legato innanzitutto all'accertamento molto più preciso del disavanzo, perché il disavanzo va calcolato a nostro giudizio in maniera leggermente diversa, e non tanto leggermente diversa da come è stato calcolato finora, e stiamo anche provvedendo a fare una due diligence che non è molto semplice da eseguire, ma che dovrà essere fatta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E tutto questo movimento, tutta questa attività ci porterà non solo a chiedere l'uscita dal commissariamento, ma anche a pretendere alcuni ristori di cui questa regione si dovrà giovare per organizzare al meglio la propria sanità,
perché quando una regione è in difficoltà e lo si dimostra, la sua difficoltà la si dimostra anche per il lungo tempo trascorso in commissariamento, significa che qualcosa non funziona, e quello che non funziona è il finanziamento insufficiente. Dopodiché puoi essere bravo quanto vuoi, ma i conti non tornano in queste condizioni. Quindi bisognerebbe rifare i conti sia su quelli fatti sia su quelli da fare in futuro. Roberti su questo è in azione già da alcuni mesi. Tra poco, nell'ultima parte, avremo anche molte associazioni che operano nel terzo settore, associazioni di volontariato che aiutano anche i più deboli. C'è una categoria di persone che hanno bisogno di aiuto, mi riferisco all'autismo. Allora, lei credo che a riguardo si sta rendendo promotore di Questo è un altro deficit, per esempio, che abbiamo rilevato all'interno di questo documento sulla rete territoriale che è stato pubblicato 2 giorni fa. Cioè, sostanzialmente, nel maggio del 2023, in piena campagna elettorale per le regionali, per capirci, è stata in Molise il ministro per le disabilità della leghista Locatelli, avevano garantito, c'è stata l'inaugurazione di un centro per autismo. Insomma, negli atti di programmazione poi non abbiamo ritrovato più traccia di questo centro ambulatoriale, quindi ne chiederemo conto in Consiglio regionale, perché è una delle ennesime questioni sulle quali occorre fare chiarezza tra quello che si dice, quello che si promette e quello che poi si fa, perché insomma, voglio ricordare, lei ha citato appunto il problema del disturbo dello spettro autistico. La Regione Molise paga una mobilità passiva di circa 6 milioni di euro per la cura appunto degli utenti molisani, che però, non essendoci centri in Molise, sono costretti ad andare fuori. Quindi è un assurdo, non soltanto per le famiglie che sono costrette da questo punto di vista a doversi sobbarcare i costi, diciamo, anche di queste trasferte, ma è anche proprio un non senso dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria. Quindi qualcosa si è fatto, però, ripeto, abbiamo rilevato che manca proprio l'indicazione di questo centro ambulatoriale. Ma io vorrei restare sul tema politico più generale, cioè fondamentalmente qui secondo me c'è un tema che va adeguatamente trasferito all'opinione pubblica, perché a distanza di circa, insomma, ormai sono circa 8 mesi dall'insediamento del nuovo governo regionale e più di un anno dalle scorse politiche, in realtà io, come ho avuto modo di dire e di scrivere, ma lo ripeto volentieri stasera, ormai il re è nudo, nel senso che i molisani hanno avuto modo di rendersi conto nei fatti che le chiacchiere della campagna elettorale, in particolare delle politiche del 2023 e poi delle regionali del 2023, sostanzialmente sono state una presa in giro, perché ci hanno raccontato la storia del decreto Molise, del quale non c'è traccia, anzi l'onorevole Cesa addirittura una serie di dichiarazioni nelle quali si è attorcigliato su se stesso, prima l'ha smentito, poi l'ha riaffermato, ma insomma di fatto ad oggi non c'è traccia di questo decreto Molise, tant'è vero che ogni volta che vengono qui, anzi che venivano qui, Lotito e Cesa dicevano che era in procinto di essere adottato, dopodiché hanno rettificato il tiro, adesso non ci vengono manco più in Molise. Voglio vedere però, adesso li aspetteremo quando torneranno alle prossime campagne elettorali, perché bene faranno i molisani se gliene chiederanno conto. Ad oggi quello che registriamo rispetto all'attenzione del governo Meloni sulla regione Molise è soltanto che abbiamo dovuto aumentare le tasse, l'IRPEF ai cittadini molisani, paghiamo l'IRPEF più alta di tutte le regioni d'Italia, e l'ulteriore regalo che arriva proprio in questi giorni è la delibera taglia crediti, cioè la giunta regionale recepisce una norma del governo Meloni, la recepisce in modo acritico e applica il taglio dei crediti commerciali di tutti i creditori della regione. E su questo purtroppo le battaglie che abbiamo fatto in consiglio per chiedere di fermarsi un attimo e addirittura di impugnare quella norma, perché è un regalo del governo Meloni che viene fatto al Molise ma è contro i molisani, quindi la regione non ha il dovere di adottarla e di eseguirla, ha il dovere di impugnarla davanti alla Corte Costituzionale. Ma anche su questo purtroppo registriamo che c'è una giunta regionale che preferisce più inginocchiarsi di fronte al governo di Roma che non invece tutelare gli interessi dei molisani. Si spendono tanti soldi per mandare poi le persone affette dal disturbo autistico fuori regione, Iorio. Questo è un argomento che però è stato affrontato, devo dire, insomma, perché la notizia è che la struttura di Trivento è stata accreditata. Io faccio questa domanda perché lei ha la delega alla sanità. È stata la sanità, la delega. Qualche distinguo da fare. Non ce l'ho, anche se mi occupo di sanità e mi occupo però più di aspetti legati proprio al piano Roma, di rientro e rapporti certo. con Roma, visto che siamo commissariati. Volevo dire però che
è stata accreditata la struttura di Trivento sia per l'ambulatoriale che per il residenziale per quanto riguarda l'autismo. Ah, quindi una buona notizia. Quindi insomma io credo che questa già è una parte della, è un buon inizio, della soluzione, diciamo. È un buon inizio per la soluzione. Io vorrei parlare adesso di comunali di Campobasso e Termoli perché ormai sono imminenti. Allora, il PD, il Movimento 5 Stelle e la sinistra, i Verdi, i socialisti hanno deciso di puntare su un dirigente scolastico qui a Campobasso da contrapporre quindi al candidato di Costruire Democrazia che è Pino Ruta e poi il candidato che dovrà naturalmente tirar fuori dal cilindro anche il centro-destra. Voi intanto lo avete detto, andate avanti per la vostra strada, però una domanda gliela vorrei fare. Voi siete qui a Campobasso chiaramente con un distinguo rispetto al candidato dell'altra parte del centro-sinistra, però poi siete alleati a Termoli, non le sembra un controsenso, Romano? Grazie della domanda. E la risposta è molto chiara, non è un controsenso perché Costruire Democrazia nasce come movimento civico non a chiacchiere ma nei fatti. Essere movimento civico ci consente, anzi ci impone di stringere delle alleanze su base programmatica, che non sono parole vuote ma significa essere coerenti con quelle che sono le idee sulla base delle quali ci siamo candidate con gli elettori. Alle regionali abbiamo fatto un percorso insieme all'area progressista sulla base di un programma che abbiamo contribuito a scrivere, che aveva delle parole chiave, un programma condiviso, molto chiare, molto chiare. Su Campobasso abbiamo posto le questioni che ci caratterizzano, ma non da oggi, perlomeno dal 2009, e che purtroppo ci hanno visto in una condizione, diciamo, molto più affine ad una parte dell'area, diciamo, progressista, ma meno ad un'altra. Cioè, per dirle in parole molto, molto, molto chiare, non è un mistero che per esempio una delle battaglie campali che abbiamo fatto, ma ripeto dal 2009, quella contro la cementificazione del Romagnoli, era un'iniziativa che ci vedeva contrapposti a un'idea dell'epoca, l'assessore Iorio era presidente all'epoca, con il sindaco di Campobasso Di Fabio che era del PD, e con noi militavano degli esponenti molto importanti dell'attuale giunta per esempio comunale del Movimento 5 Stelle. Io rivedere alla conferenza stampa di PD e 5 Stelle insieme l'ex sindaco Di Fabio che voleva la cementificazione dell'area del Romagnoli insieme al centrodestra all'epoca guidato da Michele Iorio, con chi quella battaglia l'ha combattuta anche facendo ricorsi al TAR e anche delle segnalazioni alle autorità competenti, mi fa pensare che a Campobasso più che una coalizione hanno provato e stanno provando a fare un'accozzaglia. Ma c'è un altro dato che ci vede diametralmente lontani da quel modo di fare politica, l'abbiamo scritto in tutti i modi. Se il candidato designato dall'area, diciamo così, il PD e 5 Stelle, è una dirigente scolastica che sta affrontando la campagna elettorale senza essersi messa in aspettativa dal ruolo di dirigente scolastico. Ma sembra che lo abbia fatto. Assolutamente no. Lei oggi scrive, fa un articolo sul giornale dove dice mi metterò in ferie. Ma stiamo scherzando, cioè vogliamo confondere l'aspettativa doverosa per chi ha un ruolo pubblico ed assume una carica elettiva in campagna elettorale, le ferie? Cioè se si confonde l'aspettativa con le ferie vuol dire che si... No, ma l'hai detto prima le ferie e poi l'aspettativa. Non le vorrei ferie, che... Le ferie è un non tema, perché se tu ti candidi per amministrare una campagna elettorale ma hai un ruolo pubblico, con poteri disciplinari, con poteri di promozione, di nomine, devi di commissione, devi metterti in aspettativa, perché non puoi condizionare l'esercizio del voto con le prerogative pubbliche. Ora, se questa vicenda non l'avesse fatta il candidato designato dal PD e 5 Stelle, ma l'avesse fatto un candidato della Lega, il Movimento 5 Stelle sarebbe esploso, avrebbero fatto le fiaccolate per pretendere che ci fosse una rigida separazione. E allora non si può essere da una parte, come dire, dove si vede e dove si cieca. Allora, cerchiamo di ripristinare, ecco, un equilibrio. Allora, perché lei a Termoli... Ci arrivo. Vorrei capirlo, perché poi... A Termoli le posso dare anche una notizia. Noi abbiamo provato a fare un percorso di massima condivisione, così come a Campobasso, perché a Campobasso sulla candidatura di Pino Ruta e l'avvocato Pino Ruta non c'è solo Costruire Democrazia, ma ci sono altre tre liste. C'è la Confederazione Civica e c'è Unica Terra per il Molise. Quindi siamo una coalizione allargata a comitati civici, ad associazioni di volontariato e anche ad altre forze appunto politiche come una vena ambientalista, eccetera. Anche su Termoli abbiamo provato a creare i presupposti perché ci fosse una larga condivisione. Ed è stato individuato una figura, un professionista di tutto rispetto, rispetto al quale però le voci che si sono alzate in modo
totalmente contrario, sono arrivate dagli stessi partiti che con noi avevano fatto quel percorso, cioè tanto dal PD quanto dal Movimento 5 Stelle, da esponenti di quei partiti. Tanto è vero che io posso anticipare che Costruire Democrazia su Termoli, preso atto che ci sono, diciamo, delle condizioni all'interno degli stessi partiti che l'avevano designato, probabilmente è il caso di fermarsi un attimo e fare chiarezza, perché dobbiamo recuperare un percorso, diciamo. Mi pare così di capire che voi a Termoli correrete con un vostro uomo, con un vostro candidato. Noi abbiamo a Termoli, siamo nati da poco sostanzialmente, sì. c'è una sezione locale molto vivace ed estremamente competitiva, diciamo così, che si sta costruendo attorno al referente locale, che è un imprenditore, Andrea Montesanto, che sta facendo un grande lavoro e abbiamo fatto già delle iniziative pubbliche molto partecipate. Abbiamo provato a fare un percorso, diciamo così, di quel tipo. La reazione, purtroppo, non per nostra responsabilità, non è stata quella che ci si aspettava. Quindi a questo punto è bene bloccare un attimo i pezzi, rifare un po' chiarezza sulle posizioni, e non escludiamo ovviamente di fare dei percorsi che sicuramente non ci vedranno da soli, così come non ci vedono da soli a Campobasso, ma ci vedono in compagnia di chi vuole condividere un percorso però con grande serietà. Allora, Presidente, invece centrodestra il nome ancora non lo tira fuori dal cilindro, è un po' preoccupato, oppure si risolverà a breve? Cioè, perché l'unica possibilità che ha il centrodestra... Difficilmente il centrodestra ha anticipato i tempi. Sì, questo sempre per l'ultimo momento, però per questo incide un po' negativamente rispetto a una campagna elettorale che è già iniziata. Il centrodestra ha l'unica possibilità di vincere al primo turno. La scorsa volta, 5 anni fa, ha sfiorato la vittoria al primo turno raggiungendo il 49% con le liste, però poi al ballottaggio evitare il ballottaggio, perché il centrodestra quando va al ballottaggio quasi sempre perde. Beh, vabbè, noi dobbiamo scongiurare questa ipotesi, insomma. Io credo che se si va uniti si possa tranquillamente puntare a vincere in prima battuta, d'altronde ci presentiamo per questo motivo. Penso che ci siano tutte le condizioni per andare insieme, quindi non vedo fino a questo momento contrasti, se non la voglia di tanti esponenti di poter ricoprire questo incarico. Devo dire che c'è un affollamento abbastanza consistente di persone che vorrebbero correre per la carica di sindaco e vorrebbero vincere questa competizione elettorale. Penso che nei prossimi giorni ci sarà già qualche novità, insomma, in proposito. Arriviamo un po' in ritardo, ma come si dice dalle nostre parti, insomma, magari se si perde tempo si guadagna nella qualità della scelta. Bene, io vi ringrazio, abbiamo parlato un po' di tanti aspetti, soprattutto dell'emodinamica che tiene banco. Il 14 ci sarà una manifestazione a Isena, ci sarete entrambi? Io già ho avuto assicurazioni tale per cui la manifestazione è inutile, quindi è superflua, sembra, diciamo. E io spero che sia sempre più dimostrata questa non esigenza di una manifestazione, perché davvero, insomma, io credo che sono tutti d'accordo su questa impostazione, cioè che l'emodinamica di Isernia deve essere uguale a quella di Termoli e a quella di Campobasso. Evidentemente non tutti d'accordo. Ora, però insomma, a sentir dire siamo tutti d'accordo, almeno la politica nazionale e regionale. Scusatemi, ma io non posso proprio pensare che per un cardiologo caschi il mondo. No. Siamo d'accordo, difendiamo Isernia, la nostra città, di entrambi. Anzi, io quindi... mi premurerò di rappresentare all'ASREM la necessità di ampliare con un cardiologo in più già oggi la partecipazione, la copertura dei turni 24 ore su 24 a Isernia. Questo si può fare in pochi minuti. Così parlò l'esperto Michele Iorio, che ringrazio. Ringrazio anche Massimo Romano per essere stato Grazie qui con noi. Spero di avervi graditi ospiti al più presto. Ed ora nella terza parte parleremo del terzo settore. Ci sono tante associazioni che operano in silenzio sul territorio, ma che si rendono davvero un prezioso lavoro a sostegno di tutta la comunità molisana. A tra poco dunque, dopo la pubblicità.
Come anticipato nella terza parte di Conto alla Rovescia sono presenti alcuni esponenti del terzo settore, alcune associazioni che operano brillantemente sul territorio regionale in silenzio ma con tanto cuore e tanta professionalità. Passo subito a presentarvi gli ospiti che sono qui negli studi di Teleregione. Pasquale Marino dell'Avis regionale, buonasera, grazie per essere grazie qui con noi. La signora Antonella Perrotta di ActionAid, ho detto bene, sì. Quindi spero bene. Molise, certo, perché ogni regione ha la sua. Sì. Certo. Poi Giuseppe Barcaro dell'associazione Informare. Buonasera. Buonasera a lei. E Antonio D'Alessio, la formazione D'Alessio Salute Samnium. Grazie a tutti per essere qui con me. Sì. Allora, iniziamo con Pasquale Marino dell'Avis regionale. Il 2024 è iniziato sotto buoni auspici? Certo, è iniziato sotto i buoni auspici come era finito sotto buoni auspici il 2023. Il Molise, per quanto riguarda le donazioni di sangue, non possiamo che essere molto soddisfatti e dobbiamo ringraziare tutti quelli che operano nel settore, perché c'è tanto impegno e tanta volontà da parte soprattutto delle piccole associazioni a livello comunale che sono riuscite negli anni a incentivare la donazione di sangue e a sensibilizzare la popolazione. Quindi si è riuscita a fare un ottimo lavoro, a tal punto che il Molise è una delle regioni autosufficienti per quanto riguarda le donazioni di sangue, riusciamo tranquillamente ad avere tutto il necessario per poter assicurare l'attività trasfusionale a tutti i molisani che ne hanno bisogno. Ripeto, questo grazie all'impegno sia dell'Avis regionale sia delle altre associazioni che sono riuscite, l'Avis regionale è riuscita a mettere su un'organizzazione che tocca un po' tutti i comuni della regione in maniera molto capillare, questo grazie all'acquisto di un'autoemoteca e adesso dovrebbe partirne un'altra, si riesce ad andare in tutti i piccoli comuni in maniera da far donare tutte le persone. Che i numeri sono importanti. Sono comunque, importantissimi, cioè, perché diversamente queste persone che donano quando l'autoemoteca arriva nei loro comuni, diversamente non lo farebbero se dovessero spostarsi a Campobassi, Isernia e Termoli, dove bene, esistono i centri. Allora, signora Perrotta, ActionAid di cosa si occupa? Ecco, presentiamo questa associazione anche che opera su tutto il territorio nazionale, non solo, perché mi pare internazionale. Anche. Certo. In effetti nasce ActionAid in ambiente anglosassone e poi è stata fondata la sede in Italia e nel 2015 in Molise. ActionAid ha un ampio spettro di iniziative, di attività, di progetti, di obiettivi. In pratica, oggi che è la giornata dedicata alla donna, vorrei parlare di tutto quello che ActionAid fa a livello regionale, ma soprattutto nazionale e internazionale per le donne. Intanto la difesa dei diritti della donna, che spesso sono calpestati anche in paesi che si dicono civili come l'Italia. Abbiamo dovuto coniare quella brutta parola, quel brutto neologismo femminicidio ad indicare appunto l'assassinio, l'uccisione, ma di genere, cioè io ti uccido in quanto donna. E poi anche ci battiamo contro ogni forma di violenza, anche psicologica, nei confronti delle donne e contro ogni discriminazione nei confronti delle donne. Nei paesi poi del terzo e quarto mondo, soprattutto in Africa, nei paesi anche più poveri dell'Asia, noi cerchiamo di costruire ospedali, scuole, acquedotti, soprattutto noi promuoviamo anche da tanti anni le adozioni a distanza. Perché molto spesso loro, non avendo nemmeno il minimo per sopravvivere, si riversano sul Mare Nostrum dall'Africa e muoiono purtroppo nel mare. Ecco, sull'adozione a distanza ne parleremo tra poco. Certo. Giuseppe Baccaro, l'associazione Informare è diciamo, uno degli enti regionali del terzo settore che ha ottenuto di recente
il finanziamento di ben 10 progetti. E così? Diciamo che una delle attività... 10 progetti di servizio civile. Di servizio civile. No, sì, diciamo che abbiamo partecipato ad un... Ed è una bella soddisfazione aver raggiunto questo... questo traguardo? Sì, diciamo per una realtà come la nostra che opera da parecchi anni nel mondo del servizio civile e soprattutto con questo sistema rinnovato che in linea di massima privilegia gli enti grandi, è chiaro che per un'associazione come la nostra trovare spazio tra associazioni come l'ARCI, la Croce Rossa, Legambiente, la Caritas, eccetera. Quindi perché? Perché noi siamo radicati nel territorio e soprattutto diamo possibilità ai piccoli enti, ai piccoli comuni e soprattutto alle piccole realtà di poter partecipare. Vorrei approfittare, appunto perché c'è il collega qui dell'Avis, noi abbiamo anche vinto un progetto all'estero in Albania, a Tirana, dove ci occuperemo del problema della diffusione della donazione del sangue a Tirana attraverso una nostra consociata proprio di Tirana, perché lì il problema della donazione del sangue non è molto sviluppato. Quindi noi interpretiamo, cioè noi diciamo siamo specializzati, insomma, e poi tra l'altro diamo anche consulenza anche ad altri enti. Lo facciamo anche perché attraverso questa esperienza di servizio civile alimentiamo anche delle attività che sono proprie dell'associazione Informare, altrimenti non potremmo ricorrere solo a dipendenti per poter svolgere questo tipo di attività. Bene, Antonio D'Alessio invece è un ente fondato, Formazione D'Alessio, sì, dal nome di un suo parente, mi pare. Sì, di mio padre. Ecco, di suo padre, quindi, suo padre. Che però non era molisano, ma è vissuto qui in Molise, così? Sì, è vissuto perfetto in Molise. Allora, un ente fondato, sì, con l'intenzione di promuovere sia la medicina preventiva che l'assistenza diretta e qualificata ai pazienti, con una particolare attenzione professionale rivolta soprattutto alle classi sociali meno ambienti. Perché si è visto che dall'ultimo report 2021-2022 dell'Istituto di Sanità praticamente che la regione Molise è, diciamo, al primo posto per quanto riguarda il sovrappeso, obesità. E quindi, siccome è una patologia emergente, è una patologia che sta a cuore, diciamo, a livello nazionale, ma deve essere a cuore anche a livello regionale, quindi abbiamo iniziato dall'anno scorso a iniziare a lavorare sul territorio. Ecco, voi fornite dei numeri anche molto interessanti, perché siete riusciti a tirar fuori un numero che il 35% sì, dei bambini è in sovrappeso qui in Molise. Sì, sì, 35%. E questo significa che serve un cambio di, diciamo, anche di paradigma che miri alla prevenzione, a sì, tutelare. Sì, 35% in sovrappeso, e il 15,3% obesi, che facendo un po' di calcoli su 300.000 persone sono tanti. Circa 45-46.000, sono tanti. E quindi su questo noi pensiamo di cominciare a lavorare sia come alle scuole come informazione e anche formare del personale, sì, che si interessa di questo campo. Bene, allora torniamo con l'Avis, che ha un ruolo importante in tutto il territorio nazionale e non solo, ma tutte queste associazioni che sono qui questa sera, la stragrande maggioranza delle associazioni che operano nel terzo settore, hanno come punto di riferimento anche il CSV Molise, che è presieduto dal dinamico Gianfranco Massaro, che è riuscito proprio ad ottenere un bel riconoscimento anche dal principe di Monte Carlo, certo, che ha donato proprio un mezzo attrezzato e che servirà quindi
per la popolazione molisana. Per le attività di donazione, certo. Il presidente Massaro è uno che da quando sta nell'Avis si è impegnato tantissimo, ha fatto crescere moltissimo questa associazione nel Molise, proprio con le sue capacità di diffondere su tutto il territorio la cultura della donazione, ed inoltre è una persona che viene apprezzata anche al di fuori dell'associazione dell'Avis. Nel CSV Massaro è uno degli artefici, è uno che si impegna molto per queste attività e ha delle conoscenze importanti a livello mondiale. Massaro è anche il presidente della FIOZ, la Federazione Internazionale di Donazione di Sangue, quindi lui da anni livello mondiale, per cui anche nei paesi sudamericani dove la cultura della donazione non era molto sviluppata, Massaro ha portato il suo contributo per far crescere quella che è la donazione. Ha dei rapporti anche con il Principato di Monte Carlo e di fatto questa autemoteca che dovrà essere messa sul territorio a breve è stata donata proprio dal Principe di Monte Carlo alla Regione Molise per incentivare ulteriormente la donazione di sangue, non solo di sangue, ma con questa autemoteca che è molto più grande dell'altra in possesso dell'Avis è possibile fare anche le donazioni di plasma sul territorio, importantissimo il plasma, per cui da questo componente si ottengono tantissimi derivati e poi con questi si curano tantissime patologie. Ecco signora, lei prima ha parlato dell'adozione a distanza di un bambino, come adottarlo, sì. Ma come funziona il sostegno a distanza con ActionAid? In pratica si è in contatto, cioè ActionAid mette in contatto il genitore adottivo, ma in effetti ci chiamiamo sostenitori. Io stessa ho adottato un bambino del Gambia, Abba Darboe si chiama, e lo sto vedendo crescere. Chiaramente la somma che ogni sostenitore dà annualmente non va solo al bambino, va a tutta la comunità in cui vive il bambino e serve appunto a costruire scuole dove questi bambini possono cambiare forse il loro futuro. Ecco, ma uno che mi tolga un dubbio, ma uno che dona, sì, fa una donazione, una somma, certo. Poi ha un bambino che rimane anonimo oppure può conoscerlo, può sostenerlo, può anche andare a vederlo, a conoscerlo. Io non ho, finora non ho potuto, ma so di altri sostenitori che sono andati. Io intanto ricevo sempre la posta da questo bambino, mi fa dei disegni, naturalmente lì la seconda lingua è l'inglese, quindi mi scrive in inglese, io in inglese gli rispondo e ci sono queste soddisfazioni. Si può fare quindi utilizzando la lingua più comune del paese d'origine del bambino, che la certo, più diffusa, io non diciamo. Posso sapere la lingua, però lo spieghiamo perché così rendiamo un servizio. Certo. L'inglese o il francese sono diffusi molto nei diffuse, paesi certo. Africani e quindi naturalmente è possibile comunicare con questi bambini. Venendo poi a quello che fa ActionAid nella nostra regione, ne parleremo dopo. Benissimo. Allora ci siamo anche un po' i tempi. Allora Vaccaro, voi avete due progetti molto interessanti, io ieri cito il gioco in corsia e l'altro progetto integrazioni, di cosa si tratta? No, vabbè, questi sono sempre due progetti di servizio civile, quindi sono dei progetti che vengono attuati nelle sedi opportune. Chiaramente Sorrisi in ospedale perché noi da anni gestiamo la ludoteca ospedaliera di Termoli. Sono da oltre 12 anni che... Quindi è un bel sostegno che date anche ai bambini oppure... Certo, quindi... ma noi diciamo che... Noi nasciamo, nasciamo nel mondo del volontariato ospedaliero. Eravamo un gruppo di amici di professionisti con l'AVO e da lì nacque l'idea che oltre i reparti normali, cardiologia, medicina, ci dovessimo dedicare ai bambini. E da lì è nata questa idea. Poi l'AVO chiaramente è fatta di persone un pochettino adulte, nell'età, insomma non hanno apprezzato, non volevano continuare questa strada. E allora noi abbiamo fondato nel 2010 Informare,
che è nata proprio da questa esperienza. Quindi noi dal 2010 gestiamo la ludoteca ospedaliera di Termoli attraverso i volontari, per quella che è l'umanizzazione. In quanti siete con la vostra associazione? Ma noi come soci siamo 8 soci, siamo una piccola realtà. Però poi attraverso l'apporto di tutti i volontari e di quanti collaborano con noi arriviamo a 30-40 persone. Però mi permetta, questo è un aspetto, così come l'altro progetto riguarda uno sportello immigrati che noi abbiamo attivato a Guglionesi da diverso tempo. Quindi diciamo che la nostra attività, se la vogliamo dire in parole molto semplici, ci occupiamo della integrazione dei migranti, non l'accoglienza, noi non ci occupiamo dell'accoglienza, ma di quelli che sono i processi di integrazione, soprattutto lavoro e casa. Noi abbiamo ottenuto, stiamo svolgendo un progetto con l'8 per 1000 dello Stato di 160.000 euro nell'ambito territoriale di Termoli, abbiamo dei riscontri enormi da questo punto di vista. Poi abbiamo la branca del servizio civile, che le ho detto prima, e poi ci occupiamo come, diciamo, dell'educazione dei bambini. Tra l'altro fra un mese noi apriremo a Guglionesi, dove devo dirlo, il comune ha chiuso una biblioteca, noi apriremo una biblioteca per bambini, proprio per la lettura ad alta voce, e lo apriremo anche nel centro storico che si sta depauperando sotto tutti i punti di vista. Allora, dottor D'Alessio, mi pare che voi puntiate molto anche a far recepire alla popolazione molisana che è importante lo stile di vita e l'alimentazione, perché sempre da un vostro studio è emerso che il 70% dei tumori possono essere modulati e curati proprio tramite una sana alimentazione e uno corretto stile di vita. Aggiungo anche le patologie croniche al 50%. Potremmo evidenziarle risparmiando sul numero di farmaci da distribuire alla popolazione, tenendo conto che noi in Italia spendiamo 20 miliardi per farmaci, rimettendo in auge la medicina preventiva e predittiva, praticamente risparmierebbe il 50%, e quei 10 miliardi potrebbero essere utilizzati in altro modo e molto più saggio e molto più equo. Ecco, mi pare quindi che è inutile poi investire in sanità, no, se dobbiamo ragionare e partire più dalla cultura della prevenzione, mi pare di capire. Di anche rivalutarla, perché è che in genere è un po' troppo trascurata la prevenzione, è vero? Certo. E certo. E questo è il vostro. Ma ci riuscite poi a incidere in tal senso? Sì, perché adesso il primo step che faremo è quella di informare. E come facciamo ad informare? Praticamente ci agganciamo un pochino con le scuole e con i gruppi familiari, e quindi di conseguenza riusciamo un pochino ad dare delle indicazioni di massima per quanto riguarda gli stili di vita e in relazione all'alimentazione. Dopodiché eventualmente è chiaro che il discorso va paese per paese, e quello un pochino poi che verrà, in cui troveremo singolarmente delle persone che sono interessati al caso e ci fungono da apripista. Quanti sono i donatori in Molise, dottore? Ne sono parecchi, adesso il numero esatto non lo conosco, però siamo... Cioè da Termoli a Benafro sono Sì, tanti, sono distribuiti su tutto il territorio, sì. Quali sono i punti raccolta che vengono dagli ospedali principali? Gli ospedali hanno i centri trasfusionali, sì. Isernia, Campobasso e Termoli. Mentre sugli altri paesi, ripeto, tranne pochissimi che hanno delle sedi che sono state autorizzate per le raccolte, la maggior parte effettuano le raccolte di sangue con le autoemoteche messe a disposizione dall'Avis. E quindi possono... Ma vengono attenzionati tutti i donatori? Certo, mi volevo riallacciare a quanto detto dal dottore Vaccaro per quanto riguarda la prevenzione. Di prevenzione si parla tanto, ma poi in realtà se ne fa poca, perché la prevenzione, sapete meglio di me, costa. E quindi non c'è tanta disponibilità di investire questi soldi. Ecco, costa, ma è trascurata. Ed è anche trascurata.
Per quanto riguarda le donazioni, questo ci tengo a dirlo, oltre all'importanza della donazione per aiutare tutte quelle persone che ne hanno bisogno, la donazione è anche una forma di medicina preventiva, che tra l'altro non costa assolutamente nulla, perché al donatore ogni qualvolta effettua delle donazioni, che siano di sangue intero, di plasma, di piastrine, di qualsiasi cosa, prima di poter assegnare questo emocomponente a chi ne ha bisogno, bisogna stabilire che il donatore sia in buone condizioni e quindi si effettua un check-up importantissimo. Quindi questa è medicina preventiva, che si fa come deve essere fatta la medicina preventiva, su persone sane, e quindi se il donatore comincia ad avere qualche piccolo disturbo, dagli esami noi possiamo accorgercene e in questo caso riusciamo a prendere i dovuti accorgimenti immediatamente, quindi possiamo già indirizzare il donatore per tutto quello che è necessario per poter prevenire l'insorgenza di un'eventuale patologia. Questa è anche un importantissimo, una cosa importantissima che fa la donazione. Ecco perché bisogna assolutamente lavorare sulle scuole, lavorare sui giovani e invogliarli a donare il sangue, perché è un fatto culturale. Una volta non c'era questa cultura della donazione, ma adesso i giovani, già a 18 anni, l'età che possono iniziare a donare, lo fanno volentieri, quindi lo fanno con soddisfazione. Quello che mi preme dire, purtroppo però, c'è bisogno di più persone che sostengano le associazioni. Le sedi comunali delle AVIS vengono mantenute da 2-3 persone. Queste 2-3 persone sono poche, anche perché sono aumentati gli impegni, la burocratizzazione, la qualità, quindi tutta una serie di cose. Bisognerebbe fare avvicinare i giovani anche nella gestione, nei consigli direttivi delle associazioni, per farli entrare e avere poi un ricambio generazionale in futuro. Che cosa fa ActionAid qui in Molise? Qual è il vostro ruolo? Allora, intanto noi partecipiamo di tanto in tanto a bandi con dei nostri progetti. Abbiamo vinto nel 2019 con un progetto di teatro inclusivo e sociale, che vuol dire che cerchiamo di coinvolgere anche persone che abbiano una qualche disabilità nelle nostre attività teatrali e sociali. E abbiamo portato in scena la Bisbetica Domata quando è finita l'ondata pandemica del Covid al Savoia, e lì si potevano vedere anche un non vedente, un ragazzo autistico, una ragazza in sedia a rotelle, che recitavano con molta disinvoltura insieme a noi. Poi avete svolto, mi pare, un interessante convegno lo scorso anno. Sì. O far vedere già una locandina, qualcosa. Nel novembre, sì, ecco qui. Nel novembre, il nostro, ecco, lo metta così, così il nostro così. Operatore, se può andarci, ecco, può zoomarci un po'. Sì. Se riusciamo, Luigi, ad andare un po' più vicino. Andare più vicino al una loteca sempre così, perché ecco, vedete, è così. Allora, eccolo. Convegno in Mino Veritas et Salus. Et Salus. Ecco. Praticamente questo convegno è stato fatto a novembre, lo scorso novembre. Lo scorso novembre. Scorso tanti consensi. In autunno, come sì, giusto sì, che il vino sì, è la stagione del vino certo. E la vendemmia. E questo convegno ci è stato finanziato proprio dal CSV Molise, perché abbiamo vinto appunto con questo progetto il bando annuale che CSV attiva, e quindi ma che senso ha? Dice, ma perché vi interessate di vino? No, ci interessiamo di agricoltura sostenibile e responsabile. Infatti al convegno erano invitati un agronomo, un sommelier che ci ha fatto capire le qualità intrinseche del vino, ma c'era anche il dottor D'Alesio come nutrizionista, che ha spiegato vino sì, vino no, cioè le positività e le negatività di un bicchiere dell'assunzione vino. Del vino. Fa bene, e poi comunque. C'era il dottor Di Maria, anche lui un enologo, anche docente presso l'Unimol, che ha spiegato appunto, ha fatto una bella rassegna di tutto quello che riguarda la coltivazione del vino, dell'uva e quindi poi la produzione del vino. Che cosa bolle in pendola per informare per quest'anno, dottor Vaccaro? Guardi, dottor Damiani, io
mi scuso con lei, ma voglio essere un po' indisciplinato. Vorrei, no, non vorrei rispondere a questa domanda, anche perché, ripeto, insomma, diciamo, informare lo conoscono le tante persone, poi oltretutto quello che a noi preme è quello che noi facciamo ogni giorno, con i beneficiari, la quotidianità delle vostre azioni, beneficiari. Quindi è giusto che, ecco, sia, siccome così. Io sono qui non tanto perché sì, sono il presidente di Informare, ma sono uomo del terzo settore, allora vorrei approfittare di questo spazio per sollevare qualche problema che noi come associazioni molisane noi abbiamo. A parte, diciamo, il ruolo del CSV, che è svolto, insomma, in maniera abbastanza sostenuta, ma è un ruolo di formazione, di sostegno alle associazioni per la crescita. Quello che a noi manca in questo periodo, in questi ultimi anni... È il sostegno della politica, o mi sbaglio? No, è il discorso del sostegno e del poco riconoscimento alle associazioni del terzo settore. Lei sa molto bene che è intervenuta la nuova riforma del codice del terzo settore. Sì. A noi ci sono venuti soltanto nuovi adempimenti. Allora io vorrei approfittare, ad esempio, di un problema che è sorto con l'applicazione del codice del terzo settore. E che nessuno ne parla, guardi. Cioè noi da qualche anno, essendo soprattutto per le associazioni che sono trasmigrate nel RUNS, siamo costretti a pagare l'IRAP. Cioè noi paghiamo l'IRAP come un'azienda normale, soprattutto quelli che hanno diciamo dei dipendenti. Ora, delle anomalie molisane è che noi siamo molte associazioni rispetto al territorio, però abbiamo pochi dipendenti. Significa che non produciamo, cioè non siamo presenti con i servizi, lo facciamo soltanto a livello spontaneistico. Allora, ecco, giace una proposta, una mozione a livello di Consiglio regionale dove viene chiesto, non cito il partito politico, l'organizzazione, cioè di togliere questa benedetta IRAP. L'hanno fatto la Lombardia, l'ha fatto la Valle d'Aosta e tutti i resti. Cioè in sostanza noi da alcuni anni vediamo che la regione Molise è assente e non interloquisce con le associazioni. Abbiamo letto ultimamente che c'è in gestazione il nuovo piano sociale regionale, ma abbiamo letto tante sigle ma non ci sono quelle del terzo settore. Ci sono fondi bloccati da 2 anni che non vengono messi a bando. Ecco, noi vogliamo avere questa dignità, e la dignità, noi siamo terzo settore. Oltre che dignità, anche riconoscenza per il lavoro che fate. Certo, che certo. Poi è un lavoro che non è retribuito, è un lavoro che, certo, si fa noi, in modo da volontari. Certo, in modo... certo. Ma noi se facciamo delle cose, ci autofinanziamo con i soldi dei progetti. Faremo un'altra puntata, invitando forse anche l'assessore al sociale, certo, con delega al sociale, qui che potrà anche interloquire, certo, con voi. Vorrei farle una domanda, dottor D'Alessio, perché voi puntate molto anche su effettuare dei controlli periodici, certo, dei controlli, quindi che migliorano, no, la qualità della vita, e dovrebbero abbattere anche i costi della sanità. Questo concetto che voi cercate di portare avanti, di far capire anche alla, certo, popolazione. Certo, perché oggi la medicina preventiva prima aveva un costo, ma adesso l'approccio è diverso, perché non solo è preventiva ma anche predittiva, perché abbiamo i test genetici su cui ci stiamo basando e ci stiamo lavorando per anticipare e fare uno screening sul territorio per quanto riguarda le patologie, perché lei sa che il sovrappeso obesità è una, diciamo, è multifattoriale, quindi colpisce tutti gli organi, quindi di conseguenza è chiaro che dobbiamo andare a monte del problema. Come ci andiamo? Facendo i test genetici, che praticamente ha un costo di una cena, diciamoci la verità, di una cena. Quante persone collaborano con lei, D'Alessio? Adesso stiamo cercando un pochino di veicolare questo concetto, perché non abbiamo la percezione che si può fare questo tipo di lavoro, e quindi di conseguenza stiamo cercando, siamo almeno una decina come collaboratori, diciamo così,
che veicolano un pochino, che girano in studio per cercare un pochino di veicolare. Però siamo in fase ancora di organizzazione e di, diciamo, di presa del territorio. Ecco, dove operate, per concludere, dove operate in modo particolare? Qual è la vostra? Operiamo prima di tutto facendo un'anamnesi, per esempio l'ultimo intervento che abbiamo fatto l'abbiamo fatto a Ripali Mosani, facendo uno screening sul diabete tipo 2 e quindi sindrome metabolica, col sindaco di Ripa. A breve, molto probabilmente, andiamo a Gamba Tesa, sì, mi sembra a Gamba Tesa, per quanto riguarda sempre il solito problema, però ampliamo parlando di prevenzione in quel caso. Cari telespettatori e telespettatrici, come vedete in Molise operano centinaia e centinaia di associazioni di volontariato che operano su tutto il territorio molisano con abnegazione, con professionalità, ma soprattutto con tanto cuore, e questo è il motivo, anche operando in silenzio, perché la loro opera non è che viene pubblicizzata come in altri contesti. E noi questa sera abbiamo voluto dare spazio proprio a quattro associazioni che meritano l'applauso di tutti i molisani. Io ringrazio il dottor Pasquale Marino dell'Avis regionale, la signora Antonella Perrotta di Action Aid Molise, il dottor Giuseppe Varcaro di Informare e il dottor Antonio D'Alesio di Formazione D'Alesio Salute Samnu. Grazie per il contributo che avete dato, io vi ringrazio veramente di cuore e saluto i miei affezionati telespettatori e telespettatrici che ci seguono ogni settimana qui su questa rete Teleregione Canale 17. Grazie per averci seguito, vi auguro una cordiale buona serata e un buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi.